Rachel Kennedy, originaria della città, è tornata non solo per dare il via ai festeggiamenti, ma anche per presentare il suo evento dal vivo, la celebrazione dell'ispirazione. Atto anche a promuovere l'imminente uscita del suo ultimo libro motivazionale, Prima Io, seguito dal suo libro precedente, Meriti tutto questo. Con una scrittrice di successo in città, queste feste saranno sicuramente emozionanti e di grande ispirazione per tutti. Lo sai, sono tutti entusiasti di riaverti a casa. Vorrei che il sentimento fosse reciproco. Grazie, Bridget. Non ti fa effetto essere di nuovo qui? L'editore vuole sfruttare questa storia. L'eroina locale di successo che torna alle proprie radici. Dovrai vendere questo. Lo so e lo farò. Bene. Direi che ormai ci siamo. Su quel palco farai quello che ti riesce meglio. Lo so. Ispirare. Il conto alla rovescia per il Natale di Fall Oaks è ufficialmente iniziato. Sarà il nostro miglior Natale. Sì! Bravo! Belle parole! E adesso diamo il benvenuto alla nostra eroina locale, Rachel Kennedy. Sì! Grazie, Sindaco Hartley. Per me è davvero un onore essere qui. Bene, non vedo l'ora di rivedere ognuno di voi al mio prossimo evento dal vivo, quello che io chiamo la mia personale celebrazione dell'ispirazione. E vorrei cogliere questa occasione per parlarvi con il cuore. Ho un piccolo compito per voi. Quando stasera andrete a casa, vorrei che vi guardaste allo specchio e che guardaste con attenzione la persona che avete di fronte. Ecco, quella è la persona più importante del vostro universo. E dovete prendervi cura ciecamente di quella persona. Grazie. E adesso, tutti insieme, voi e me, la omaggeremo con le chiavi della città. Beh, è stata una buona giornata. Io penso che sia stata grandiosa. Questa è la tua auto. Fantastico. Allora, Bridget ha un appuntamento romantico con Josh su Skype, quindi ceniamo insieme? No, non posso. Devo ricontrollare le spese e chiamare la mia famiglia a casa. Spero che l'hotel abbia il wifi. Va bene. Rachel, stasera è l'occasione di rilassarti. Ti abbiamo trovato una bella casa. Riposati, guarda un vecchio film, ordina del cibo, consegnalo qui, giusto? No, hai ragione. Abbiamo due lunghe settimane davanti. Già. La mia auto è lì. Allora io vado. Buona serata. Ti ringrazio. Rilassati. Buona serata. Il tempo di addobbare. È stato il sindaco a preparare tutto. Ma ora concentriamoci. Questo evento dovrà essere eccezionale. E lo sarà. Siamo d'accordo con l'editore di spingere il tuo libro il più possibile, di aumentare la tua esposizione mediatica. Ricordi il tuo secondo libro? Non ha avuto molto successo, lo so. Per quanto riguarda questo evento, chi abbiamo per la produzione? Bridget? Questi sono i produttori locali, non ci sono molti. Aspetta. Locali? Sì. L'editore vuole qualcuno del posto per poter creare opportunità nella zona e per accattivarti le simpatie dei giornalisti. Tranquilla, me ne occupo io. Fisso gli appuntamenti. So che non è il tuo argomento preferito, ma dovremmo parlare della lista dei regali di Natale. Giusto, i regali. Allora, per la famiglia di mio fratello David, prendiamo qualcosa di molto costoso. Un orologio per Susie, scarpe d'accordo. Nuove per i ragazzi. Sono gli stessi dell'anno scorso. E per David? Ah, non lo so. Non so neanche più che cosa gli piaccia. È dal funerale di nostra madre che non lo vedo. Sai una cosa? Me ne occuperò io. Tu trovami un produttore affidabile. Lo sto facendo. La sua famiglia è davvero fortunata.
Prego? No, è che questi regali sono molto, molto carini. Sì, beh, regala il tuo tempo o fai dei regali, giusto? quindi li faccio impacchettare e glieli mando a casa, non è vero? Sì, sarebbe fantastico. Perfetto. La ringrazio. Siamo tutti davvero contenti di riaverla a Fall Oaks. Sa, il suo libro mi è stato di grande ispirazione. Sì? Tra l'altro, il suo primo libro è il mio preferito. Accendi il tuo fuoco interiore. Non vedo l'ora di partecipare a uno dei suoi seminari. Ma è grandioso, ce n'è proprio uno tra 2 settimane. Oh, mi piacerebbe molto, ma è troppo caro. Costa tanto ispirarsi, eh? Mi scusi. Ciao. Babbo Natale o il pupazzo? Come, scusi? Qual è meglio? Il pezzo grosso o il ragazzone? È per una festa con i maglioni natalizi, ma io opto per la cravatta, sa, combatte il sistema. A ripensarci, il pupazzo di neve mi fa risaltare gli occhi, giusto? Ma un Babbo Natale in abito verde che gioca a golf e con una renna sommozzatrice è trasgressivo. Ecco, io credo che sceglierei il pupazzo di neve. Meglio il pupazzo. Sì. Vero? Sì. Vada per il pupazzo di neve. Grazie. Di niente. Io sono Jack. Rachel. Ah, sì. Sì, piacere di conoscerla. Bentornata, giusto? Sì, anche lei è di Fall Oaks? No, no, io sono di Boston. Pupazzo di neve, allora. Devo rispondere per lavoro. Buon Natale. Buon Natale. Jack. Pronto? Rachel, ciao. Credo di aver trovato il produttore perfetto e l'editore è d'accordo. Ottimo. Tu dove sei? Sono appena uscita da un negozio. Non avrei preso i calzini a te. Sì, ok, addio. Se sto bene, lei come sta piuttosto? Sì, bene, sì. Mi ha appena salvato la vita. Beh, ho fatto quello che avrebbe fatto chiunque. No, sono seria, lei mi ha appena salvato la vita. Posso fare qualcosa per ringraziarla? L'ho appena fatto, non si preoccupi, non mi deve niente. No, la prego, ci sarà pur qualcosa che posso fare, davvero. Potrebbe aiutare qualcuno che ne ha più bisogno. Aspetti, come si chiama? Joy. Mi chiamo Joy. Cos'è successo? Ieri sera non mi hai più risposto. Bridget, mi porti del ghiaccio, per favore? Sì, certo. Ti ringrazio. Del ghiaccio? Un'auto mi ha quasi investita. Cosa? Stavi... Scusa, ma perché non mi hai chiamato? Sto bene, ma soltanto perché qualcuno è intervenuto in tempo. Chi era? Il suo nome è... Joey. Joey? Sì. Non ti ha detto il cognome? Non ho fatto in tempo a chiederglielo. La gioia del Natale salva Rachel Kennedy. Già me lo vedo, è magnifico. Sei serio? Sì che lo sono. Questa è vita vera, Stuart. Una persona qualunque sbucata dal nulla è arrivata e mi ha salvata. E credimi, non riesco proprio a smettere di pensarci. Sento che dirle solo grazie non sia stato abbastanza. Sono sicuro che lo è stato. Sai che mi ha detto quando le ho chiesto come potevo ringraziarla? Cosa? Mi ha detto: aiuti qualcuno che ne ha più bisogno. Lo sa chi sei? Non è questo il punto. Tu aiuti le persone ogni singolo giorno, ogni volta che pubblichi un libro. Davvero? Le aiuto davvero? Insomma, io avrei fatto lo stesso. Quindi ora vuoi andare a salvare le persone che stanno per essere investite? Grazie. Ascolta, capisco che tu sia ancora un po' turbata al momento, ma tra 2 settimane abbiamo il nostro più grande evento e il nostro nuovo produttore ci sta aspettando in sala riunioni. Aspetta, cosa? Adesso? Sì, ora. Quindi, chi devo incontrare? Il primo produttore di eventi della zona. Ha fatto anche dei lavori importanti fuori città e l'editore pensa che sia perfetto per noi. Fantastico. Come si chiama? Rachel, lascia che ti presenti. Jack.
Allora, com'è andata a finire poi con la cravatta? Oh, è stato un grande successo. No, scusate, voi due vi conoscete? Praticamente da una vita, da ieri. Sì, l'ho incontrato in un negozio e ha voluto la mia opinione professionale. Ah, ecco perché ieri eri occupata. Jack, perché non prendi il curriculum e il portfolio del tuo lavoro? Produttore creativo di eventi dal vivo, eventi itineranti, ah, persino dei miei cantanti preferiti. Come mai in questa città? Lo sa, la vita è imprevedibile. Ah, ecco, chi è? Chi è Paul Taylor? È il mio collaboratore, il mio braccio destro. Lo conoscerà presto. Un portfolio come questo significa essere sposato con il proprio lavoro? Il lavoro non mi chiede se voglio impegnarmi. Se non altro è onesto. Perché non ci sediamo? Certo. Allora, adesso voglio essere sincera. Nessuno conosce il mio lavoro più di me. Certo, sa perché ho accettato questo lavoro? Vedo del potenziale nel suo evento. Credo che possa avere un impatto positivo su questa città e non solo. Potenziale? Noi stiamo già avendo un impatto positivo. Vede, ho fatto alcune ricerche su di lei e avrei, ecco, un paio di suggerimenti da proporle. Secondo me il completo rosso ti ha fatto apparire un po' fredda. Il vestito non c'entra. Posso essere davvero franco con lei? Ah, bene, perché finora non lo è stato. L'ho vista alla TV ieri sera e perfino il suo modo di rispondere alle domande sembrava un po' troppo artificioso, troppo furbo. Abbiamo già una strategia di vendita per il nuovo libro, alla quale abbiamo intenzione di attenerci, ed è per questo che l'evento, la celebrazione dell'ispirazione, deve essere perfetto. Io penso che il messaggio di questo evento dovrebbe riflettere chi è lei. Aiutare le persone, donare agli altri. Sono queste le cose che coinvolgono la comunità. Per poter essere di ispirazione, deve creare una connessione più profonda. E quale migliore occasione del Natale per creare aggregazione e per avvicinarsi agli altri, anziché basare tutto su un'immagine? Potreste aggiungere Natale nel titolo, magari chiamandolo la celebrazione dell'ispirazione di Natale. Certo, ma vede, il Natale non è il mio forte, a dire il vero. Forse non sono la persona giusta per questo lavoro. Magari ha ragione. D'accordo, allora le auguro buona fortuna per l'evento. La ringrazio. Spero che vada tutto bene. Dacci un minuto. Rachel, devo parlarti. Certo, grazie. Jack, ecco, torniamo subito. Ehi, che stai facendo? Non mi piace il suo approccio. È l'unico in città che ha l'esperienza necessaria per creare un evento di successo. Sono sicura che troveremo qualcun altro. Hai visto il suo curriculum? Ha gestito la sua azienda a Boston. Sa come muoversi. Quindi per il momento, e per l'editore, vediamo che propone, ok? D'accordo. Posso provare a inserire una leggera atmosfera natalizia nell'evento? Ok, è una grande notizia. Bene, vedo che sta entrando nello spirito natalizio. Ottimo, allora iniziamo subito. Iniziamo con cosa? Voglio che vada là fuori, che si immerga nell'atmosfera della festa. È mai stata alla gara della cioccolata calda? Nessuno resiste a una deliziosa tazza di cioccolato. Veramente non ho mai capito quella gara, insomma, in quanti modi si può fare. Non lo so, ma lo scopriremo perché ci andremo questa sera. E tu verrai con me perché l'idea è tua. Sa, c'è un solo modo per creare un evento per qualcuno, è conoscere quella persona, quindi le starò attaccato. Fantastico. Il caffè è spettacolare, ogni anno è sempre meglio. È vero, ma insomma, che cosa l'ha portata qui a Folox? Perché sembra che avesse una bella carriera a Boston. Oh, siamo arrivati, la gara della cioccolata. È questa? Provi pure. Ok. Da quanto tempo è il manager di Rachel? Sono con lei fin dal suo primo libro. Accendi il fuoco interiore. 5 anni fa ormai. 5? Wow! Già. In questo ambiente è come dire un secolo. Non dirlo a me. È stato come essere sulle montagne russe. Il suo secondo libro non è andato bene come ci aspettavamo. Ecco perché ora stiamo spingendo tanto su Prima Io. Ed ecco perché tu sei qui. Oh, è vero! Questo evento ci garantirà il rinnovo del contratto con l'editore. E non solo, grazie a questo Rachel Kennedy diventerà presto famosa in tutto il paese. È deliziosa. È questo che vuole? Grazie. È quello la che vogliamo tutti. Tanto.
Salve, mi scusi. Come posso aiutarla? Salve, io mi chiamo Rachel e sto cercando Joy. È un piacere averla qui, Rachel. Io sono Dennis e Joy è proprio laggiù. Mi segua. La ringrazio. Caspita, Joy, questa frutta è magnifica. Ah, sai, sono andata presto al magazzino. Hanno donato così tanti prodotti. Salve. Salve. Adesso, scusatemi, ma ho molto lavoro da fare. Mi dispiace molto, l'ho seguita, ma sentivo proprio il bisogno di vederla di nuovo. Posso offrirle una tazza di caffè? Beh, abbiamo il caffè proprio qui. Ma mi scusi, prima devo spacchettare i dolcetti per i bambini. Per i bambini? Ma se mi hai vista ieri? A me è sembrato un mese. A volte, quando ci manca davvero molto qualcuno, il tempo sembra non passare mai. Anche tu mi sei mancata. Mi siete mancati tutti. Dashing through the snow in one horse open sleigh. All the hills we go, nothing on the way. Quanto conosce Joy? In realtà ci conosciamo da pochissimo. Mi ha salvato la vita. Sì, Joy tende a fare questo effetto. Mm-hmm. È il suo dono. Ormai sono parecchi anni che insegna musica a questi bambini. E si assicura che se ne vadano tutti i giorni con un sorriso. Sì, me ne sono accorta. Mi spezza il cuore che stia tutto per finire. Sta per finire? Che cosa intende? Non abbiamo più i finanziamenti. Quindi sembra proprio che chiuderemo alla fine di quest'anno. E i bambini che cosa faranno? Non lo so. Ah, mi scusi, mi dia un secondo. Credo che la ragione per cui ho scritto Accendi il fuoco interiore sia che volevo prendere in mano la mia vita. Quando è morto mio padre, io mi sentivo impotente. Dopo il trauma ho voluto ridefinire me stessa, non solo come ragazza con un blog di successo, ma volevo essere una voce per quelli che hanno sofferto come me. Si metta pure comoda, io arrivo subito. Va bene, non c'è problema. È stato così tanto tempo. Come promesso, dell'eccellente sidro caldo. La ringrazio. Era una pianista classica? Sì, suonavo nella East Massachusetts Philharmonic. Per poco tempo, finché... Finché cosa? Mi sono trasferita a Fall Oaks. Non è stato un periodo facile per me. Ma quando sono arrivata qui, il centro sociale mi ha aiutato ad andare avanti. Quindi ora aiuto gli altri a fare lo stesso. Oh, ecco cosa mancava. I biscotti di Natale. La ringrazio. Questo era il mio libro preferito quando ero piccola. I miei genitori ce lo leggevano sempre, tutte le sere, a me e mio fratello. Oh, e suo fratello vive ancora qui, a Fall Oaks? Sì, vive qui, ma sa, noi... Ecco, non sono ancora riuscita a vederlo. Già. Davvero? Perché no? Ecco, È che sono stata impegnata con l'evento e tutto il resto. Immagino i suoi impegni, ma... è la sua famiglia. E il tempo si trova sempre per le cose importanti, giusto? Questo potrà sembrarle strano, ma...
Lei potrebbe aiutarmi. In che modo? Il lavoro che fa è speciale e importante. Mi trasmette molto e mi ricorda qual era la ragione per cui volevo cambiare le cose. Io con lei potrei migliorare. Credo che forse il suo modo di aiutare le persone sia leggermente diverso dal mio. Ma certo, sì, capisco. Se dovesse ripensarci o se avesse bisogno di qualcosa, mi chiami pure. D'accordo. Va bene. Sa quanto abbiamo speso per quel compositore? E lei sa quanto la musica influenzi il pubblico? Mi sta dicendo che mi serve una nuova musica d'ingresso e di uscita? Esatto. Perché? Perché è fredda e desueta. E lei non è nessuna delle due cose. Il più delle volte. Come? Guardi, prego? Qui. Ho voluto ridefinire... Così deve essere. Volevo essere una voce per quelli che hanno sofferto come me. È questo il messaggio che vogliamo. Dov'è finita quella ragazza? Stuart e l'editore volevano cambiare. E se il mio editore è contento, allora sono contenta anche io. Come? Davvero? Mi sta dicendo che preferisce accontentare il suo editore anziché le persone che hanno bisogno di lei? Ok, va bene, l'ascolto. Che cosa ha in mente? Allora, concentrarci sullo spirito natalizio. No, gliel'ho già detto e glielo ripeto, il Natale non è il mio forte. Perché dice questa cosa? Festeggiare il Natale è difficile quando hai perso le persone che ami. E essere tornata a casa non aiuta. Mi dispiace. No, va tutto bene, meglio concentrarci sull'evento. Allora, che cosa suggerisce? Cosa suggerisco? Qualcosa tipo... God rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay. Rachel Kennedy has come to save the day. Sì, magari non così. No, infatti. Joy la sta aspettando. È seduta lì. Salve. Lei deve essere Joy. Sì. Io sono Jack, molto piacere. Salve, Jack. Joy, è venuta. A ogni modo, buon Natale. Grazie. Buon Natale anche a lei. Tornerò domani con delle parole ancora più belle. Beh, non vedo l'ora. Sembra davvero un bravo ragazzo. È vero. Sì, lo è. Prego. Sì. Andiamo. Ho ripensato alla sua offerta. Che cosa vorrebbe che facessi esattamente? Che mi indichi la via. Come una guida, ecco, un consigliere. Ah. Un consigliere. Beh, lei è venuta da me a chiedere il mio aiuto e io ci sono sempre per quelli che hanno bisogno di me. Quindi l'aiuterò. Ti aiuterò. Davvero? Sì. È fantastico. Ma ad una condizione. Certo, qualunque cosa. Voglio che tu venga con me al centro sociale. Beh, non so se ne avrò il tempo, ma stavo per dirle che mi piacerebbe fare una donazione consistente. Il tempo è molto più prezioso del denaro. Hai ragione. Che ne pensi, Paul? Beh, di certo hanno migliorato l'impianto luci. Già, non male. Domani penseremo ai dettagli. Va a casa, amico, sta un po' con tua moglie. Oh, mia moglie sarà contenta. Forse ordineremo una pizza. Vuoi venire? Ti ringrazio, ma no. Devo finire ancora un paio di cose. C'è un motivo se non hai una ragazza. Vacci piano, capo. Ci vediamo. Sarà una buona idea fare una festa di Natale nella casa in cui alloggio. Sì, sarà perfetto, vedrai. Non preoccuparti, inviterò poche persone. Oh, a proposito, assicurati che Joy sia sulla lista. Joy, la donna che ti ha salvato l'altro giorno? Sì, e tra l'altro fa parte del team adesso. Oh, aspetta, e questo da quando? Direi da oggi. Non ne abbiamo parlato. Lo stiamo facendo ora. Ok, va bene. E Jack, questa voglia di conoscerti sta diventando una cosa seria.
Ah, te ne vai ridacchiando. Buonanotte. Ciao. Mi sorprende che tu abbia accettato. A dire il vero, mi hai salvata. Se avessi ascoltato ancora una volta Stuart ripetermi la lista degli invitati. Beh, ho pensato che un altro po' di festival mi avrebbe fatto adorare il Natale. Sì. Stai cercando di farmelo piacere, non è vero? Andiamo. Ok. Sì, così, forza, non avere paura. Ecco fatto. Ci sto provando, ma forse se provassi a tenerli più vicini. Sì, lo sto allora facendo magari... Scusate, secondo voi lo sta facendo bene? Mettine un altro po' qui dentro, ecco. Sì, ci sto provando. Ecco, quello che temevo. Se stringi troppo si rompe. Ma sì, è più divertente mangiarla che costruirla. Ma non è cotta? No, non lo è. È commestibile? No, dai, prendiamo qualcosa da bere, così lo mando giù. Salve, buonasera. Due tisane natalizie. Tisane natalizie? Quindi... Io ho appena visti passare, ecco, abbiamo un problema e dovete aiutarci. Come? Una delle coppie della staffetta del bastoncino si è ritirata. La staffetta la di cosa? Del bastoncino. Vi va di partecipare? Ah, non la credo. La staffetta del bastoncino, certo, signore. Meraviglioso. Sì. Ok, quindi giro su questo bastoncino di zucchero 5 volte. Poi corro fino a quel bastoncino gigante laggiù. Ci giro intorno, torno qui, ti passo il bastoncino, sì. E poi è il mio turno. Esatto. Si chiama staffetta. Oh, hai capito il gioco allora. Ah, colpito e affondato. Wow. Sì. Bene, siete pronti? Sì, ci siamo. Partiamo! Pronti? Partenza! Via! Vai! Che contenta, non così in fretta. Quando ti alzi, concentrati sul punto fisso. Quanti ne ha fatti? Hai finito, sono 5. Vai! Piano, piano, attenta! Ci sei, vai! Sono qui, davanti a te! Gira ancora la testa. Anche a me. Il tuo premio. Ah. Casa mia. Oh no, niente decorazioni. È casa tua. È casa tua. Mm-hmm. Non va bene. Cosa non va bene? Accendi. Ok, pronto? Bam! Oh sì, è magnifico. Dai, vieni, ci sono ancora un sacco di cose da fare. È un bell'albero. Sì, in effetti credo che sia senza dubbio il migliore che abbia mai fatto. Pensa che quando ero piccola sceglievo sempre un albero che nessuno voleva, sai, di quelli un po' bruttini. Così anche quell'albero per Natale avrebbe avuto una casa. Tutti in famiglia mi prendevano sempre in giro, ma quegli alberi sono sempre venuti a casa con noi. È una cosa magnifica. Già. È passato tanto tempo dall'ultima volta. Da quando è morto mio padre. Ah, lui aveva un talento per gli addobbi vistosi. Ricordi quei Babbo Natale di plastica che spuntavano fuori dal comignolo? Oh, sì, so esattamente di cosa parli. Sì. Sì, giuro che ogni aereo che passava poteva vedere quella mostruosità. Ah, ne era così fiero. Era tanto che non ci ripensavo. Sai, perdere mia madre e mio padre e i ricordi che avevano creato per me e mio fratello... Mi mancano. Mi mancano tanto. Però è bello essere in grado di ricordarli e pensarli col sorriso, no? E tu invece? Il Natale era importante nella tua famiglia? Oh cielo, sì che lo era. Lo era? Al passato?
Anch'io ho perso i miei genitori. Oh, mi dispiace moltissimo. Grazie. Devo ammettere che è stato difficile. Sai, non avere più una famiglia. Io ero solo un bambino. Loro erano entrambi anziani quando mi hanno adottato e... Sei stato adottato? Sì, ero molto piccolo. I miei genitori erano meravigliosi. Non mi hanno mai fatto sentire un estraneo. Però spesso mi chiedo... Cosa ti chiedi? Per esempio, chi erano i miei genitori biologici? Dove si trovano? Perché mi hanno abbandonato? È una cosa che hai dentro per sempre. E non hai mai provato a cercarli? Certo. E ora anche più spesso. Da quando i miei sono morti, l'idea di avere una famiglia là fuori... Sai... Ti fa sentire un po' meno solo in questo mondo. Già, quindi sì, prima o poi voglio trovarli. Rachel, ti avverto, se questo evento dovesse essere un fiasco, potremmo ripiegare sulle nostre capacità come decoratori di interni. Oppure potremmo diventare dei professionisti della staffetta dei bastoncini di zucchero. Sai, io, ecco, ho una regola: mai avere relazioni con i colleghi. Sì, non c'è nessun problema, abbiamo ancora tante cose da fare. Sì, sai, il lavoro viene sempre prima. Già. Vado io. Ragazzi, dobbiamo andare. David, ciao. Ciao. Mi chiedevo se saresti mai passata. Sì, aspettavo il momento giusto. Ah, sì? Da quanto sei in città? Certo. Beh, ti inviterei a entrare, ma io e Susie dobbiamo portare i bambini a scuola. Sai, è l'ultimo giorno prima delle vacanze. David, dobbiamo Certo, David. Certo, sì. Sì, ti lascio andare. Non sarei dovuta venire senza avvisare. Allora, bentornata. E in bocca al lupo per l'evento. Grazie. Ciao. Una cosa. Farò una festa di Natale, quindi se passassi da quelle parti e volessi fare un David. Salto con la tua famiglia... Dai, dobbiamo andare. Sai, questo è un periodo un po' caotico per noi. Ma certo, immagino. Allora, buona giornata. Grazie anche a te. Buon Natale, Rachel. E come ho scritto nel capitolo 4 di Prima Io, l'unico modo per avere successo è eliminare ogni distrazione superflua e mettere noi stessi al primo posto. Perché le compagnie aeree vi dicono di mettere le maschere d'ossigeno per primi? Perché se non vi occupate di voi stessi, come potete occuparvi degli altri? Non potete rendere felice un'altra persona se non lo siete voi. Quando ho capito come volermi bene, tutto il mio mondo è cambiato. Scusami, Joy, che c'è? Ecco, non sono sicura che questo sia il genere di messaggio che dovremmo trasmettere a Natale o in qualsiasi altro momento. Sì, capisco, ma è questo quello che c'è scritto nel mio libro. Io penso che sia perfetto. Ehi, ben arrivato. Joy, vorrei presentarti Austin Holfberg della Holfberg Publishing, la nostra casa editrice. Salve. Lieto di conoscerla. Joy, vero? Sì. Scusami, Joy, stavi dicendo? Oh, abbiamo sentito abbastanza. Continua, concludi la tua opinione. Prima hai fatto riferimento alle maschere dell'ossigeno degli aerei. È totalmente innaturale pensare di aiutare se stessi prima degli altri. Per questo danno istruzioni in tal senso. È un'eccezione rispetto al modo in cui le persone dovrebbero agire. A Natale bisogna essere generosi. Lo sappiamo tutti. La generosità è altamente contagiosa. E io penso che
sia questo il messaggio che dovremmo trasmettere. È davvero interessante. Sì, mi piace e credo che ci penserò sopra. Rachel, se volete scusarmi... Sì, ti chiamo. Rachel, posso parlarti un momento? Un minuto. Austin è uno degli editori più importanti che conosca. È venuto qui per sostenere il tuo evento. Abbiamo un progetto con lui e tu devi seguirlo. Ho l'impressione che, da quando è arrivata Joy, sei molto distratta. Sai una cosa, Stuart? Per tantissimi anni non mi sono mai fermata, concentrandomi sempre sul lavoro. Non parlare a me di distrazione. Ma questa è la nostra grande occasione. Tutto quello che devi fare è seguire la linea proposta da Austin e dall'editore. Tutto qui. Rachel. Va bene, arrivo subito. Troverò una soluzione. Ok. Ho detto forse qualcosa di inopportuno? No. No, affatto. Ed è per questo che ti ho voluto qui. Ora però hanno bisogno di me al centro sociale. C'è una specie di emergenza. Oh no, di che si tratta? La nostra festa di Natale sta per essere annullata. Non ci sono più soldi. I bambini e le loro famiglie hanno bisogno di questa festa. Sai che c'è? Mi è appena venuta un'idea. Reggie, ciao. Bene. Ascolta, avrei bisogno che tu facessi una ricerca per me. Sì, su una certa Joy. Grazie, comunque lo trovo delizioso. Vi ringrazio di nuovo moltissimo. Ciao. Ciao, che ci fai qui? Bridget mi ha detto quello che stavate facendo, così sono venuto a dare una mano. Wow, è fantastico. In effetti ho appena visto Paul in cucina. Oh, sì, mi ha detto che sarebbe venuto. Ho portato dei rinforzi, quindi mettimi al lavoro, capo. A dire il vero, oggi non sono il tuo capo. Ok, e cosa sei? Come te la cavi in cucina? Mi trovo meglio con questa che con le padelle. Sì, allora forse è meglio se inizi a suonare. Perfetto, mi metto al lavoro. Ok. Jack? Sì? Niente. Tutto bene? Sì, sì. Mai stata meglio. Bene. È stato molto carino a darci una mano. Sì. Non gliel'ho neanche chiesto, è arrivato così. All'improvviso. È tutto il giorno che ti cerco. Ci sono delle cose che devi firmare per la festa. Ok, me ne occuperò appena avrò finito qui. Ecco, dovresti firmarle adesso. Come ho detto, me ne occuperò appena avrò finito. Reggie, cosa hai trovato? Che stai cantando? Si chiama Christmas Memories. Non credo di conoscerla. No. Christmas memories of happy years gone. Niente. Gone by. Niente. Allora te la canto tutta. Davvero? Sì, è un po' sconosciuta. Avevo questa vecchia cassetta che i miei avevano fatto registrare da qualcuno. E ogni anno a Natale la ascoltavamo in continuazione. Sì, ho ancora un mangianastri solo per ascoltarla. Dici sul serio? Sì, l'ascolto sempre, l'adoro. Questa
È tra le mie canzoni di Natale preferite. Sono d'accordo, è carina. Sai cos'altro lo è? Cosa? Oggi, questa giornata. Sì, è vero. Devo dirti una cosa. Credo che qui ci sia ancora una macchia. Ah, sì? Davvero? Sì, solo una. Ah. Una piccola macchia. Oh, che strano, ho strofinato tutto. Però aspetta, ce n'è ancora una su di te. Su di me? Anch'io ho una macchia? No, dici? Adesso l'ho tolta. Io... Scusate, non sapevo che foste... Va tutto tranquilla. Bene. Paul ti sta aspettando in teatro. Ha detto che avete dei dettagli da rivedere. Oh, certo, per l'evento. Sì, no, va bene, puoi andare. Qui ci penso io, tranquillo. È sicura? Sì, certo, me la vedo io. Grazie, allora vado. Ok. Che c'è? Rachel? Sì? Hai qualcos'altro in programma per stasera? No, devo soltanto finire di lavare i piatti e ho un po' di lavoro da fare, ma è tutto. Ti andrebbe di darmi una mano a decorare alcuni addobbi? Ho fatto dei biscottini al burro. Trovo che i biscotti al burro siano davvero eccezionali, accetto volentieri. Fantastico. Quando ero piccola, insieme a mio padre, a mia madre e a David, decoravo sempre gli addobbi di Natale. È uno dei miei ricordi più cari. Sei riuscita poi a incontrare David? Sì, sono andata a trovarlo a casa sua. Com'è andata? Così, così. D'altro canto, che cosa mi aspettavo? Che cosa è successo tra voi due? Quando mio padre è morto, io ho sentito il bisogno di andare via. È che ogni cosa qui mi suscitava dei ricordi. Me ne sono andata il più lontano possibile, a Los Angeles. E David è rimasto con la mamma. Io gli mandavo dei soldi, forse pensavo che fosse un buon modo per aiutarli. Sono tornata per il funerale di mia madre e sono ripartita. Credo che David ancora non me lo perdoni. Beh, devi provare a sistemare le cose. Temo che sia troppo tardi. Non è mai troppo tardi per sistemare le cose. Se esistesse anche solo la minima possibilità di avere una famiglia nella tua vita, non devi buttarla via, Rachel. Sai, certe volte vorrei solo potermi svegliare e avere un'altra occasione con David. Non sai come si dice? Ogni giorno è una nuova occasione. Salve, avete chiamato i Kennedy. Lasciate pure un messaggio dopo il beep. Buon Natale. Ehi, David, sono Rachel. Volevo... Ti chiamavo soltanto per dirti che ti voglio bene e che... mi dispiace per tutto. Comunque... Buon Natale. Children smile. Jack, hai assaggiato la torta? No, sono allergico al cioccolato. Ah, come me. È stato bello lavorare con te. Anche per me, sì. Ehi, oh, ciao. Vuoi una fetta di torta? Vogliamo andarci, sì, a sedere? Sì, perché no? È molto, molto bello questo vestito. No, grazie, ce lo do un po'.
ma credo di preferire la cravatta. Tu sei bellissima. Sì. Vuoi chiedermi di ballare, quindi? Sì, certo. Permette un ballo? Ah, temevo che non l'avresti chiesto. Dimmi, le tue feste a Los Angeles somigliano un po' a questa? Qui c'è più glutine. Ecco, devo dire che questa inizia a piacermi di più. E invece, che mi dici delle feste che frequenti a Boston, che tra l'altro non so per quale motivo hai lasciato? Sai, quando ero a Boston ho avuto diverse discussioni col mio socio e ne avevo abbastanza della città, dei voltafaccia, del ritmo frenetico, di tutto. Così ho preso la macchina e sono partito. Ero affamato e mi sono fermato a Fall Oaks e ho visto che qui erano tutti... erano così gentili. Mm-hmm. Vero? Sono sì. Tutti gentili. E questo per me era essenziale, così sono rimasto. Beh, ne sono felice. Anch'io. Rachel, scusatemi. Hai un secondo per me? Sì, scusami. No, figurati. Vogliono parlare tutti col capo. Torno subito. Grazie. David. Ciao, Rachel. Sei venuto. Quasi dimenticavo. Oh, Rachel, non dovevi. No, figurati. L'ho fatto con piacere. Sono per te, Susie e i ragazzi. Oh, a proposito. L'hanno fatto i bambini. Oh, grazie. Oh. È bellissimo. Erano 3 anni che non ci vedevamo. 3 anni. Cos'è successo? Ero sempre impegnata e poi ero molto presa da tutto questo. Sembra che io, Susie e i bambini non esistiamo per te. È come se tu mi avessi punito. Punito per che cosa? Perché ti ricordo mamma e papà e la loro assenza. E anche la città ti fa lo stesso effetto. Ah, beh, mi dispiace. Sei impegnata. E, insomma, c'è una festa. Gli ospiti ti stanno aspettando, quindi... grazie per i regali. E congratulazioni per tutto. Grazie. Mamma e papà sarebbero orgogliosi di te. Come lo sono io. Rachel, avrei bisogno di parlare con te di una cosa. Buongiorno. 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 Ne riparliamo più tardi. Ti raggiungo, ok? Sì, certo, grazie. È tutto semplicemente straordinario. Già, me lo auguro. Sto ancora lavorando al discorso di apertura e sono in difficoltà. Perché non ne parli con Jack? Lui è il produttore. Ehi, per caso tu l'hai visto andare via ieri sera? No. Ci stavamo divertendo un mondo e poi all'improvviso è scomparso. Non capisco perché. Eccolo. Perché non glielo chiedi? Da un lato all'altro dovrebbe andare bene. Anche lì. Sì, lì. Sì, ragazzi. Ciao. Ciao. Come va? Tutto ok? Ieri sei andato via senza salutare. Credo che andrò a prendere un altro burrito. Beh, sai, ho voluto mantenere... un rapporto professionale con te. Oh, certo. Sì, certo.
professionale. Quello chi era, ieri sera? Eh? Capelli rossi. E quindi il problema è questo? No, forse. Era mio fratello David. Era tuo fratello David? Mm-hmm. Oh, certo. Eri geloso? No, forse. Mi dispiace. Beh, magari un giorno potremmo finire quel pallo. Volentieri. Sì. Ah, ma forse avrò prima bisogno del tuo aiuto. Certo, per cosa? Stai bene? Sì, è solo che da tanto che non entro in quella casa. Questa è la casa in cui sei cresciuta? Sì. Non so se posso farcela. Sono qui per questo. Ti ringrazio. Ciao. Ehi. Susy mi ha detto che passavi. Sì. Ah, lui è il mio... produttore. Io sono Jack. Ciao. Piacere. Piacere mio. Entrate. Sì. Grazie. Stiamo facendo le celebri palline di popcorn dei Kennedy, famose in tutto il mondo. Non dirmi che segui ancora la tradizione della mamma. Tutti gli anni. Nell'altra stanza abbiamo il circo dei Kennedy. Rachel, sono contenta di vederti. Anch'io. Ciao, io sono Susy. Sono Jack, è un piacere. Io... Ecco, volevo invitarvi personalmente alla serata. Non sarebbe la stessa cosa senza di voi. Grazie. Prego. E inoltre, mi dispiace di essere venuta solamente adesso. E anche per non essere stata con voi e con i bambini. So bene che questo non aggiusta le cose, ma... vorrei far parte della famiglia di nuovo. Sì? Volete fermarvi un po' con noi? Certo, ti va? Sì, ci fa molto piacere se restate. Vi metteremo al lavoro. Mettiamoci al lavoro. Ok, allora andiamo. Va bene. Dammi la giacca. Grazie. Guardate chi c'è. Santa! Santo cielo, come sei cresciuto. Bella giornata. Sono stato bene. Anch'io. A proposito, ho ripensato alla tua idea e... avevi ragione. Dovremmo chiamarlo la celebrazione dell'ispirazione di Natale. Davvero? Sì, davvero. Wow, ok. Forse dovrei andare. Stuart mi aspetta. Sai... Sì, sì, sì. Certo. Ok. A domani. Sì. Meno tre al grande giorno. Tranquilla, andrà benissimo. Incrociamo le dita. Ehi. Dov'eri? Ero con la mia famiglia e con Jack. Ultimamente passi molto tempo con Jack e con Joy. E non vedo dove sia il problema. Beh, un problema c'è. Odio dare cattive notizie, ma la tua amica Joy ha un passato che dovrebbe preoccuparti. Se questo finisse in mani sbagliate, ci danneggerebbe sul serio. Joy è stata arrestata. Mm-hmm. Come l'hai avuto? È importante. Rachel, proteggere te è il mio unico interesse. Questo lo capisci, vero? Bene. Quindi che vogliamo fare? Pensavo che potremmo far cadere la neve sulle prime file e poi di nuovo sulle ultime. Direi che il massimo sarebbe... se, ecco, riuscissimo ad alternarle. Che ne dici? Ok, Babbo Natale potrebbe atterrare sulla tua testa e potremmo portare come... qualche renna. Che... poi... cosa? Volevo capire se mi ascoltavi. Tutto bene? Stuart mi ha mostrato una cosa e io...
È da stamattina che non riesco a non pensarci. Cos'è successo? Si tratta di Joy e del suo passato. Che cosa ha fatto? Credo che abbia rubato dei soldi molto tempo fa. E sai perché lo ha fatto? No, e non... Insomma, è solo che la notizia non deve assolutamente uscire. Sai come i giornalisti si avventano su ogni cosa e... Non posso correre questo rischio con l'evento, con l'imminente uscita del libro e... Fregatene dei giornalisti. Pensa solo a Joy e a come ti ha aiutato. E a chi è adesso. Lo so. Lo so e hai... Hai ragione, ma... Sono sotto pressione e non riesco a essere lucida. Ascoltami, non preoccuparti dell'evento, sarà spettacolare. Tu credi? Se ti viene dal cuore, puoi stare sicura. Ciao, Joy. Vieni, entra. Grazie per essere venuta. Ti ho portato questo. Ho pensato che potesse esserti di ispirazione per l'evento. Le storie di questo libro mi hanno accompagnata per tutta la vita. Le amo molto. Ho adorato la morale di quel libro. Io mi sento in imbarazzo a parlarti di questo, ma... Come l'hai avuto? È stato Stuart a trovarlo. Stuart. Non ti sto assolutamente giudicando, ma... Sai come sono i giornalisti, sono sempre alla ricerca di un nuovo scoop, soprattutto quando si parla di... Della tua reputazione, certo, è chiaro. È altrettanto chiaro che tutti facciamo degli errori. Sì, è vero. Avevo un figlio. Ho conosciuto il padre quando lui dirigeva la filarmonica. Ero molto giovane. Credevo fosse amore. Quando ha saputo della gravidanza, ho capito che non lo era. Ho dovuto lasciare l'orchestra e ho trovato un lavoro in un grande magazzino, part-time. Ma quando è nato il bambino, non era abbastanza, non ce la facevo. E così una volta ho rubato dei soldi dalla cassa. Se ne sono accorti e mi hanno arrestata. Io per mio figlio volevo molto di più di quello che potevo dargli. C'era questa coppia che elargiva donazioni alla filarmonica. E desiderava un bambino. E sapevo che avrebbero potuto dargli molto di più di quanto avrei potuto dargli io. Ho rinunciato all'unica famiglia che avrei mai potuto avere. E fidati, ci penso ogni giorno della mia vita. Non auguro questa solitudine a nessuno. Quando poi le cose sono migliorate, ho giurato a me stessa che avrei fatto tutto quello che potevo per aiutare chiunque ne avesse avuto bisogno. Ecco, tieni. La vita è complicata, Rachel. Ma qualche volta, superate le difficoltà, riusciamo a capire chi siamo. Scusami, ora devo andare. Quella si sente poco, non è vero? Scusate tanto, ho fatto tardi. Tranquilla, stiamo ultimando l'equalizzazione dei suoni per domani. Ok, grandioso. Ah,
Quello lo adoro. Ah sì? Me l'ha dato Joy come ispirazione. Cos'è che ti ha dato Joy? Il giardino delle mele. Amo quel libro. Bello, vero? No. Quel libro ha traumatizzato i bambini per anni. Non sono d'accordo. Davvero? A me piace. Sei andata a parlare con Joy? Sì, sono andata e odio me stessa per averlo fatto. Credo di aver combinato un disastro. Beh, puoi rimediare. No, non c'è tempo. Abbiamo l'evento tra meno di 24 ore. Bisogna provare tutto. Bridget! Ascolta, il tempo c'è. Abbiamo tutto il tempo per provare, ma questo è più importante. Sì, hai ragione. D'accordo, ci vado. È al centro sociale, a dopo. Ok. Ti chiedo scusa per aver tirato fuori il tuo passato. Non avrei mai dovuto farlo. Tu mi hai dimostrato solo gentilezza e disponibilità. Credimi, l'ultima cosa che desidero è essere per te fonte di problemi. No, tu non mi hai mai causato problemi. Io in te vedo soltanto quella che tu sei adesso. Ti prego, possiamo dimenticare ogni cosa? Grazie. Ehi, che succede? Perché nel libro c'era questa foto? È la stessa che i miei genitori tenevano sul camino. Questo sono io. Cosa? È Joy. Lei è... mia madre. Io non lo so. E tu lo sapevi? Lei sa che... No, l'unica cosa che so è che lei ha... Ho scoperto solo adesso che lei aveva un figlio. E lo ha dato in adozione tanto tempo fa. La foto che hai in mano adesso deve essere la sua o... Non lo so, suppongo la tua. Che devo dirle? Quello che tu hai detto a me, se ti viene dal cuore, di certo puoi stare sicuro. Ho avuto un presentimento quando ti ho conosciuto, solo che non capivo cosa fosse. Ho cercato ovunque quella fotografia. Pensavo di averla persa. Dove l'hai trovata? Nel tuo libro. Oh. Nella copia che hai dato a Rachel. Certo. Non so dirti quante volte ho guardato quella fotografia. Lo facevo di continuo. Era tutto ciò che avevo. Ma non potevo venire da te. Non mi era consentito. Ho fratelli o sorelle? No. Ho avuto un solo figlio. Un meraviglioso bambino. Credimi, ti ho portato nel mio cuore per 35 anni. Ho immaginato tante, tante storie sul motivo per cui mi avevi dato in adozione. Non andavo bene. No, non tu eri perfetto. Sì, eri perfetto. Io ero così giovane e anche molto... sola.
E non ero in grado di garantirti il genere di vita che avrei voluto che tu avessi. La tua vita è stata felice, sei stato felice. Eh sì. Abbastanza. Abbastanza. Scusami, tutto è un po' troppo per me da assimilare. Ho soltanto... io... ho bisogno di riflettere. E di metabolizzare tutto questo, se per certo, te va bene. Certo. Prenditi il tempo che ti serve. Per cento in più, quella lì, direi di sì. Joy, ciao. Stavo guardando il pianoforte. Devo schiarirmi le idee, se suono è un problema. Al contrario, dobbiamo ancora fare il soundcheck, quindi prego, suona pure. Quindi tornerai a Los Angeles dopo l'evento? Volevo arrivare prima, ma... No, nessun problema. Stai bene. Diciamo che adesso sto meglio. Grazie. Grazie per il sostegno. Questa non è... Joy, al piano. No, la canzone Christmas Memories. È lo stesso pianoforte della cassetta che ascoltavo quando ero piccolo. There's a blanket of snow covering up the old road to the house where I was raised. Through the window I see the lights on the tree and a glow from the old fireplace. Though it all looks the same, so much has changed from the way it used to be. Christmas memories of happy years gone by, they come back to me and keep me warm inside. Still those Christmas memories, so much to me. Oh, those Christmas memories make me cry. Questa è carina. Tu credi? Sì, secondo me sì. Questa mi piace. Oh no. No, 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 no. Stanca? Oh no. Forse un pochino. Oh. Vado a prendere dei lecca lecca. Ci servono zuccheri. Sì. Sì? Ok. Ti ringrazio. Non avrei potuto fare niente senza di te.
Io non avrei superato la giornata senza di te. Vado. Non resterai deluso. Bene. Ti ho inviato un video che ho fatto col telefono. È un filmato di Rachel che fa volontariato al centro sociale di Fall Oaks. È una bella storia per la cronaca locale. Ovviamente Rachel lo ha fatto per la pubblicità, per noi. E per te, che sei l'editore. Sei sicuro che Rachel sia d'accordo? Ma certo che lo è. Era la sua idea fin dall'inizio. Ne hai parlato anche con il produttore? Da domani non avremo più bisogno di Jack. Rachel tornerà a Los Angeles e lui sarà completamente dimenticato. È lavoro, Austin. E il lavoro viene al primo posto per Rachel. Grazie. Che succede? Dove vai? Mi sono fidato di te. Sai quanto è stato difficile. Come? Cosa? Fino a che punto puoi arrivare? Per vendere un libro. Hai usato la gente di questa città e anche me per un contratto editoriale. Ma di cosa stai parlando? Ah, non lo sai. Perché non lo chiedi a Stuart, che l'ho appena spiegato a Austin? È incredibile che io ci sia cascato. Aspetta, Jack! Finalmente avevo lasciato che qualcuno si avvicinasse e ora non vuole più vedermi. Beh, questo è un momento molto complicato per lui. È spaventato. E anche tu. Perché tenete l'uno all'altra. Ogni giorno è una nuova occasione. Mancano quante? 12 ore all'evento? Cosa vuoi fare? Adesso provo a sistemare le cose. Grazie alla magia del Natale. Buon Natale. Buon Natale. Ciao, David. Ciao. Ciao, Susie. Io sono Bridget. Ciao. Vi accompagno ai vostri posti. Grazie. Ottimo. Ho fatto quello che volevi. Non so come ringraziarti. Jack è qui. Oh, non ancora. Adesso devo tornare alla console. Buona fortuna. Grazie. Oh, posso farcela. Che succede? Ti ho chiamata tante volte. Cosa hai raccontato a Austin ieri sera? Ecco, io gli ho inviato un video promozionale che dimostra la tua generosità. Però io non ti ho chiesto di farlo. Siamo pronti? Sì, le tue cuffie sono lì. Pronto. Era questo che riprendevi col telefono? Oh, scusa, stavo provando il microfono di Rachel. No, non spegnerlo, lascialo acceso. Sì, volevo assicurarmi che si sapesse quanto ti sei... Hai data da fare. Era questo quello che volevi, no? Lo credi davvero? E che cosa hai detto di Jack? Niente. Senti, penso che dovresti concentrarti. No, Stuart. Voglio che tu mi risponda. Cosa hai detto di Jack? Potrei aver detto che dopo questo evento non avremmo bisogno di lui. Perché è stata una distrazione, francamente anche Joy. Cosa scrivi nel capitolo 13 del libro? Distrazione uguale disastro. Io mi fidavo di te. Eri un amico. Ma è stato un errore. Io ho sbagliato tante cose. Io ho sempre fatto il tuo interesse. Certo. Quando ti tornava utile. Anch'io ero come te. Credo che sia meglio che le nostre strade si dividano. Buon ritorno a Los Angeles. Ok, ci siamo. Shh.
Vi do il benvenuto. Sono Rachel Kennedy. Due settimane fa ho chiesto a tutti voi di guardarvi allo specchio. Vi ho detto che per essere felici dovevate pensare prima a voi stessi. Ma stasera vorrei che voi faceste qualcosa di diverso per me. Guardatevi intorno. Guardate la persona alla vostra destra e alla vostra sinistra. Sì, esatto, queste persone. Forse è giunto il momento di pensare prima a loro. A Natale, ma anche nel resto dell'anno. Abbiamo bisogno degli altri. Tutti abbiamo bisogno di ricordare che non siamo soli. Nel mio caso, una certa Joy e un certo signor Jack mi hanno insegnato il vero spirito del Natale. Ma credo davvero che il vero spirito del Natale dovrebbe essere parte di noi per tutto l'anno. E Natale significa generosità, visto che qualcuno mi ha ricordato che l'ispirazione non dovrebbe mai avere un prezzo. L'intero incasso dell'evento di stasera e una quota delle vendite del libro andranno al centro sociale di Full Oaks. Infine, la cosa più importante. Natale significa soprattutto amore. Grazie. Mi sei piaciuta. Avrai un nuovo contratto. La ringrazio infinitamente. Congratulazioni. Grazie. Ho sentito quello che hai detto a Stuart. Devi scusarmi. Ehi, il Natale significa anche perdono. Torna là fuori. E adesso siete pronti per il miglior Natale di sempre? Sweetly singing o'er the plains and the mountains.